alta velocità, come vi dicevo prima, è lievitata nei costi, ha avuto purtroppo tentativi di infiltrazioni malavitose, quindi noi non abbiamo, quando chiediamo, come abbiamo fatto inizio settimana della battaglia parlamentare, che su tutto il tratto, anche su quello internazionale, si prorogasse la legislazione italiana, lo chiediamo a ragion dovuta, perché purtroppo dove è stata fatta l'alta velocità vi sono inchieste della magistratura italiana che dimostrano questi tentativi, in alcuni casi anche riusciti, di infiltrazione nei cantieri. Quindi noi pensiamo che la commissione d'inchiesta sia dovuta, al di là di come la si pensi, sia per chi è d'accordo sia perché è contrario. Va da sé che noi pensiamo che quei denari, in particolar modo quelli della Torino-Lione, per quel tunnel di base, andrebbero in questo momento impiegati in altro, perché quel tunnel è inutile, non abbiamo bisogno di un segmento di linea che in una galleria trasporti delle merci per un mercato che non c'è più e non ci sarà più nei prossimi anni, mentre ci saranno le richieste di lavoro, ci saranno le richieste di assistenza pubblica, ci saranno le richieste di beni comuni per i nostri cittadini. Non si possono sottrarre risorse ai cittadini italiani per un totem che non serve più a nessuno e che rischia di essere un buco in assenza di merci. Quando partì il progetto TAV ci fu da parte con il governo Prodi, ci fu da parte del Ministero dei Trasporti di allora un elemento di critica molto forte rispetto alla preponderanza del socio privato nel progetto TAV 60-40. Questa vicenda illustra, come dire, prova a disvelare quello che è stato considerato nel corso degli ultimi anni un vero e proprio mantra, cioè che i soldi pubblici sono uno spreco, mentre il privato è efficiente, è sempre in grado, diciamo, di rispondere alle domande del mercato ed è in grado di garantire tempi rapidi nell'attuazione delle opere pubbliche. Non è così. Perché chiedete una commissione d'inchiesta sui lavori dell'alta velocità, la TAV? Ma noi chiediamo la commissione d'inchiesta perché questo è un progetto che ormai ha molti anni e molti denari spesi, denari che sono lievitati, sono denari pubblici dei contribuenti, i soci privati sono scomparsi, latitano, il mercato delle merci è cambiato, avremmo bisogno di trasportare molte meno merci già oggi ma ancora di più in futuro, nessuno ci spiega più l'utilità di alcune di queste opere, in particolar modo il tunnel di base in Val di Susa. In questi giorni ho sentito qualcuno dire che quell'opera è irreversibile, vorrei ricordare che non c'è nessuna decisione pubblica che è irreversibile, sono tutti irreversibili perché noi dobbiamo fare gli interessi dei cittadini e dobbiamo rispondere alle esigenze dei cittadini che si sono nel frattempo modificate. Nessuno spiega che cosa serve quel tunnel di base oggi e per domani. Ma di questo cantiere militarizzato cosa se ne dovrebbe fare? Ma guardi, io penso che è un problema, è un fallimento della politica se vengono mandati dei lavoratori in divisa o dei militari, che sono anch'essi dei lavoratori, a presidiare un'opera che dovrebbe essere concordata con le popolazioni locali. È stato commesso un errore antico, in particolar modo in Val di Susa, non si è voluto concordare, si è voluto imporre e oggi si scarica sull'ordine pubblico un problema che è tutto politico. Ovviamente non è colpa dei lavoratori della polizia che vengono mandati lì, ma potrebbero essere utilizzati per il vivere civile in modo più proficuo da altre parti.